Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ho lanciato un poll sul nostro gruppo di Facebook di Studio One Pro Italy per decidere insieme a voi utenti quali sarebbero stati i prossimi tutorials da seguire con Studio One. La maggioranza ha scelto come primo tutorial un mix di una song partendo da zero, ossia come iniziare a missare una song una volta ricevute tutte le tracce. Per questo brano mi avvarrò di una sequenza di una song che si chiama La Tierra dell'Olvido, cantata da Vincenzo Incenzo e che è stata registrata live a Pasto in Colombia lo scorso mese. Abbiamo quindi in totale 32 tracce che vediamo mono, riprese dal mixer di sala e direttamente, in questo caso, importate in Studio One. Una volta importate le tracce, controlliamo che il nostro sample rate qui in basso sia lo stesso con cui sono state registrate le tracce. Eventualmente volessimo lavorare a sample rate differenti, nel nostro caso 48 kHz o 96 kHz, dovremo andare velocemente nel nostro pool, selezionarle tutte e con il tasto destro del mouse fare Convert Files alla frequenza di campionamento a cui desideriamo lavorare e a cui è impostata la song. Dopodiché controlliamo che il metronomo sia esattamente allo stesso tempo della song. Qualora non fosse così, dovremmo scriverlo e eventualmente, se fosse un live registrato non su un click ma un live un po' più fluttuante, dovremmo scrivere il click attraverso le funzioni di tempo che troviamo qui sopra per poter far sì che poi il nostro metronomo sia perfettamente sincronizzato con la song. Questo perché? Perché nel momento in cui faremo dei tagli, quindi degli edit, avremo modo di tagliare esattamente le porzioni della nostra song o del campione o del file, rimanendo perfettamente in griglia. Questo ci tornerà inoltre utile per poter applicare degli effetti come i delay, ad esempio, che vanno a tempo con la velocità del metronomo. In questo caso particolare ho addirittura anche la traccia di click che vediamo qui in alto e che posso ingrandire per verificare che il click sia perfettamente allineato alla griglia. Quindi la nostra song in realtà parte dalla misura 7. Ricordiamoci di lasciare sempre le tracce in modalità time tempo time stretch, in maniera che se volessimo correggere il tempo in alcuni punti potremmo farlo facendo poi lo stretching automatico sulle tracce che seguiranno la tempo track. Iniziamo poi con il controllare il gain stage. Ho già fatto un video riguardante proprio il gain staging a cui vi rimando e in questo caso, per fare un check, chiudiamo il click e mandiamo in play la song per verificare che tutte le tracce non vadano in clip e che tutte le tracce sommate sul master non superino innanzitutto lo 0, quindi clippando, ma che rimangano in un range tra meno 24 e meno 12 come RMS. In questo modo avrò un gain stage ottimale, quindi chi ha registrato le tracce ha fatto un ottimo lavoro, e avere quindi anche spazio, quindi headroom, per poter applicare i plugin su tutte le tracce. In caso contrario dovrei lavorare in gain staging, ossia abbassare il volume di ogni traccia utilizzando nel nostro caso le funzioni contenute nelle preferenze e che si chiamano appunto input controls. In questo modo potrò abbassare il gain di ogni traccia affinché il risultato sia identico e quindi avrò una somma di meno 24 meno 12 RMS sul mio master. Andiamo in play. Come vediamo, il RMS è fisso sui meno 24 con dei picchi che si trovano a meno 20, quindi è un ottimo punto di partenza. Ovviamente adesso suona tutto in mono, perché appunto le tracce sono tutte mono e non c'è ancora alcun tipo di inserimento nella spazialità stereo. Siamo ora pronti ad aprire una nostra channel strip su ogni singolo canale. Per fare questo possiamo chiudere innanzitutto l'input controls, aprire un nostro fat channel che troviamo all'interno di Studio One Pro e copiarlo poi su tutti i canali. Per fare questo selezioniamo tutti i canali tenendo premuto shift e facciamo il drag del nostro fat channel su uno dei canali selezionati. In questo modo verranno automaticamente copiati tutti i fat channels
all'interno dei vari canali. Dovremo ora impostare il nostro workflow. Per fare questo, iniziamo la suddivisione, come abbiamo visto anche negli altri tutorial riguardanti il workflow, e quindi il riordinamento delle tracce sull'arrangiamento e nel mixer per poter avere tutto in maniera più chiara e semplice da raggiungere. Chiudiamo il mixer per un secondo, analizziamo le tracce che abbiamo qui al lato. Abbiamo il click che abbiamo chiuso, in questo momento il click audio non ci serve, possiamo anche mutarlo. Poi abbiamo il basso che abbiamo visto, una chitarra acustica, la possiamo anche ingrandire ovviamente la visualizzazione con questo sistema e avere una forma d'onda più chiara anche se non sale di volume, vi ricordo. Abbiamo una chitarra acustica in fase, una seconda chitarra acustica, sentiamola. Ok. Poi abbiamo la chitarra elettrica che presumo faccia una cosa simile. Quindi volendo potremmo pampottare una da un lato e una dall'altro come accade appunto sul palco dove è stata suonata la parte. Vediamo un po'. Poi abbiamo una chitarra wah elettrica sempre. Possiamo in questo modo avere già le chitarre vicine, quindi selezionando le tracce con il pulsante Shift, gli diamo un colore che identificherà le chitarre, ad esempio. Usiamo l'arancione e con il pulsante destro facciamo Pack Folder. In questo modo avremo il nostro folder delle chitarre. Troviamo poi il coro left, right, quindi pampottiamo nel nostro caso il coro già presente e creiamo un folder anche per il coro. Abbiamo poi in sequenza tutta la batteria, quindi avremo il floor tom, hi-hat, kick, pan, quindi i panoramici left e right, che dividiamo immediatamente, lo snare e il tom, quindi li mettiamo vicino ai tom, raggruppiamo tutta la batteria, sempre tenendo premuto shift, pack folder, e diamo un colore, in questo caso alla batteria. Abbiamo poi un intro di tastiere, che potremo già colorare diversamente, dei brass, 1, 2, 3, 4, sembrano già stereo, diamogli un colore e chiamiamoli brass. Una fisarmonica che teniamo vicino alla traccia della tastiera, un flauto, un altro flauto, li coloriamo di blu. Dopodiché abbiamo un organo, sempre che fa parte del reparto tastiere, lo mettiamo vicino alla nostra fisarmonica. Il mandolino, che possiamo inserire all'interno della cartella delle chitarre, ad esempio, e una serie di percussioni. Le selezioniamo tutte sempre tenendo premuto Shift e gli diamo un colore ancora diverso e un folder percussions. Rimane la voce fuori che mettiamo in alto. In questo momento non ci serve ascoltare né i cori né la voce. Ricordiamoci di salvare o utilizzare l'autosave di Studio One. Chiudiamo tutte le tracce, in questo modo chiudendo le folder chiuderò anche le tracce velocemente. Queste le racchiudiamo in una traccia keyboards, in un folder keyboards. Questo verrà chiamato drums e abbiamo già un ordine più preciso sulla nostra timeline. Torniamo nel mixer e eseguiamo lo stesso trattamento utilizzando dei sottogruppi o dei bus. Questo per poter facilmente avere un workflow più veloce da utilizzare nel momento in cui vogliamo chiudere interi gruppi. Possiamo ovviamente collegare le tracce, nel nostro caso i cori ad esempio, crearne un gruppo e far sì che poi possano essere chiusi o accesi indipendentemente, ma io preferisco inserire tutti i cori direttamente all'interno di un bus utilizzando la funzione aggiungi bus per i canali selezionati. Chiamerò coro, il basso avrà un suo bus, le due chitarre acustiche le inseriamo all'interno di un bus chitarre acustiche e le chitarre elettriche le inseriamo in un bus per le chitarre elettriche. Procediamo poi con il mandolino che finirà anch'esso nel bus delle chitarre acustiche. I tom e tutte le parti della batteria andranno a finire in un bus drums. Abbiamo un intro e delle tastiere che finiranno in un bus keyboards. Le nostre tracce di brass andranno dentro in un bus brass. I flauti avranno un loro bus e le percussioni andranno tutte in un bus percussions. In questo modo posso tenere sotto controllo tutto il mix ed aprire soltanto le tracce a cui sono interessato. Per finire il nostro workflow dovremo ora creare due canali effetto.
quindi aggiungiamo due FX channel in cui inseriremo un riverbero ed un delay che utilizzeremo all'interno della nostra song. Possiamo addirittura crearne un terzo per avere due tipi di riverberi. Questi effetti poi verranno inviati in mandata nelle varie tracce o nei bus. Per rimanere su Studio One Pro utilizziamo i riverberi forniti da Presonus e nel nostro caso Roomverb e Open Air. Per il delay utilizzeremo Analog Delay che abbiamo già visto in un altro tutorial. Coloriamo i nostri effetti e coloriamo i nostri bus. Possiamo ora chiudere le tracce audio che non ci interessano ad avere un mixer riassunto appunto nei bus e nei canali effetti che ancora non sono stati utilizzati. Aggiungiamo per ultima la traccia di voce ed un bus voce. Tutti i bus finiranno nel mio master, che in questo caso è chiamato Genelec, perché sto utilizzando l'uscita direttamente nelle casse Genelec, come vediamo dal mio IO setup, dove le casse appunto sono collegate nell'uscita Esebu. Facciamo sempre attenzione, o quantomeno vi consiglio di fare, è di creare un'uscita reference che utilizzeremo durante le fasi di mix per ascoltare un mix di riferimento. In questo caso anche l'uscita diretta della traccia che chiameremo reference farà riferimento alla stessa uscita delle casse. In questo modo non passerà attraverso il bus master o i bus del nostro mix. Per oggi è tutto, nel prossimo tutorial inizieremo a vedere come sistemare innanzitutto la batteria e poi gli strumenti a seguire, il basso, le chitarre acustiche, le elettriche, le percussioni ed infine la voce. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Rimanete sintonizzati, non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per seguire i prossimi episodi del nostro Mix from Zero. Ciao, a presto!